Ciao a tutti e benvenuti su Salvo 5.0 Channel. Oggi ho avuto un'idea. Pensando al fatto che eh, il Movimento 5 Stelle a gennaio presenterà l'impeachment nei confronti di Giorgio Napolitano, ho detto, ma perché noi cittadini attivi non facciamo qualcosa per rendere questo impeachment popolare? Allora, innanzitutto cosa vuol dire impeachment? Beh, impeachment vuol dire semplicemente mettere in stato d'accusa, in questo caso, il Presidente Napolitano. È una cosa che è già successa molti anni fa, il PDS all'epoca lo fece nei confronti di Cossiga. Bene, allora, noi abbiamo avuto in passato, mh, passato molto recente, ad aprile del 2012, una avvocatessa di Cagliari che si chiama Paola. Musu, che ha fatto una denuncia nei confronti delle massime cariche dello Stato, tutte quante, quindi presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, ministri e parlamentari, tutti quanti, a cominciare dal 92, cioè l'anno del, pat del patto di Maastricht, fino al 2012. Bene, vogliamo andare a vedere chi sono tutte queste persone coinvolte in questa cosa? Bene, allora, innanzitutto vi ricordo che. Eh, se volete maggiori notizie sulla denuncia di Paola Musu potete trovare la pagina fan su Facebook, ok? www.facebook.com slash Paola Musu. Bene, in questo modo trovate appunto tutte le informazioni nella sezione informazioni potete trovare la denuncia originale dove spiega quali sono tutti i motivi per cui Paola Musu ha denunciato le massime cariche dello Stato. Vedrete che i reati ipotizzati sono veramente tanti anche molto gravi. Bene, ma dicevo, andiamo a vedere chi sono tutte queste persone che eh, praticamente sono state denunciate da Paola Musu eh, l'anno scorso, praticamente, ad aprile del 2012. Bene, allora, partendo dal 92 e dai presidenti eh, del Consiglio, il primo è stato questo signore qui, Giuliano Amato che era il presidente del Consiglio in carica nel 1992. A lui è seguito Ciampi, che fra l'altro è uno dei due presidenti della Repubblica ancora in vita, oltre naturalmente a Napolitano. Bene, dopo Ciampi come presidente del Consiglio abbiamo avuto Berlusconi. Dopo Berlusconi è stato il turno di Dini. Dopo Dini è arrivato Prodi, che fra l'altro si vanta del fatto che ci ha portato in Europa l'euro, eccetera, eccetera. Dopo Prodi è arrivato il turno di D'Alema, poi ci sono stati vari avvicendamenti, ancora Amato, Berlusconi, Prodi, eccetera, fino ad arrivare alla fine all'ultimo presidente del Consiglio prima dell'attuale, cioè Mario Monti. Quindi tutti questi signori a volte con più turni, si sono avvicendati nel ruolo di Presidente del Consiglio. Poi abbiamo detto che eh, Ciampi è stato, oltre che Presidente del Consiglio, anche Presidente della Repubblica e dopo di lui è arrivato il turno di Giorgio Napolitano. Allora, se tutti noi italiani, molti diciamo di noi, presentassimo questa denuncia, la denuncia che ha presentato... Paola Musu nel, il 2 aprile del 2012. Beh, è chiaro che la Procura di Roma per competenza avrebbe veramente un bel da fare. Se queste denunce, invece di essere 300, come sono già state presentate 300 denunce, ma sono state purtroppo tutte insabbiate, tranne una. Quella presentata presso la procura di Velletri da parte di Matteo Cerasuolo, il quale poi ha risposto chiedendo al giudice spiegazioni del perché ha indagato lui per calunni anziché procedere a indagare sulle persone denunciate. La risposta del magistrato è stata che ha chiesto il trasferimento. Quindi in pratica tutte le 300 denunce sono state insabbiate. Bene, allora a questo punto, oh, a questo punto la domanda che, che ci facciamo è: eh, perché non. Eh, non presentare in un numero considerevole, far, in modo da far diventare veramente una cosa popolare queste denunce nelle procure, voglio vedere se fossero 100.000, 200.000, 300.000 denunce, voglio proprio vedere come possono essere insabbiate tutte quante e poi tutti noi potremmo comunque andare in procura a chiedere notizie. Che fine ha fatto la mia denuncia? E al limite poi ci si potrebbe rivolgere all'AIA, no? alla Corte dei diritti dell'uomo, insomma si potrebbe fare qualcosa. Quello che conta è il numero, noi siamo tanti, abbiamo un potere enorme. Quindi veramente vi invito ad informarvi, a leggere sulla pagina fan dedicata a Paola Musu i dettagli della denuncia e se la condividete potete farla vostra in modo tale da inondare la Procura di Roma per competenza di denunce nei confronti di tutti questi signori qui. Rivediamoli ancora una volta, Amato, Ciampi, Berlusconi, Dini, D'Alema, non vuole arrivare, eccolo qui, D'Alema, Prodi e infine, con avvicendamenti di Berlusconi in mezzo, eccetera, eccetera, Monti e poi appunto Ciampi e Napolitano, come presidente della Repubblica. Tutte queste persone sono coinvolte da questa denuncia, solo 300 finora ne sono state presentate. Potremmo, potrebbero diventare 100.000, 200.000, 300.000, in modo da far diventare veramente. Eh, veramente la, la cosa, veramente una sorta di impeachment popolare. Bene, questo era quanto volevo dirvi, quindi spero che questo 2014 diventi un anno veramente di intensa attività per tutti noi italiani, in modo da provare a cambiare le sorti di questo disgraziato paese. E con questo io vi saluto, vi ringrazio molto dell'attenzione e vi auguro ancora una volta buon 2014. Grazie.